Chi è? Pietro? Pietro chi? Non torna indietro. Che non torna indietro, han passato tetro, peggio di un vetro, perché suonava in un frutteto, con il plettro sotto aceto, e sembrava uno spettro, con in mano uno scettro. E poi c'è Arturo il canguro, che va avanti come un siluro, lui è un duro, e con il suo tamburo, sbatte sicuro, contro il muro, ma poi lo curo, e anche se è scuro, lui è il più puro, lo giuro. Non posso dire lo stesso di Gino, un tipo molto cretino, che va sempre in giro a fare casino, e sta sempre un bambino, che abita in villino, e lo rinchiude in uno sgabuzzino, e lo picchia fino al mattino, e lo riduce a un formaggino, con un panino, molto simile a un tramezzino, tolmezzino, che compri al cavallino, piccolino, va in casino. E adesso partiamo con la terza strofa, ok, ok? Adriano va da Abano, in cerca di un divano, in vano per un nano, che abita a Lignano, è molto sano, grazie alla sua mano, perché è un artigiano, che lavora dentro un vano, costretto da un talebano, produce pane nostrano, bestemmiando in americano. E infine vanno a Cavazzo, in cerca di un palazzo, con un bel terrazzo, che non costi proprio un cazzo, nonostante l'animo pazzo, fanno a tutti il mazzo, prendendoli con il lazzo, partendo come un razzo. Questo è il loro sollazzo, diciamo basta loro andazzo. Sotto aceto e sembrava un